Ciao ragazzi, di nuovo insieme con le mie lezioni. Allora, vado veloce oggi che devo andare via. Allora, ho ricevuto dei commenti bellissimi, fantastici sugli ultimi video che ho messo, i miei video promo, i duetti con due cantanti. Grazie a tutti per i complimenti, per le miliardi di visualizzazioni. No, però rispetto ai miei video, tantissime. Quindi grazie a tutti. E ho ricevuto due commenti in particolare che mi sono segnato. Uno è l'amico Luigi Graziano, che mi ha scritto: "Maestro, grazie maestro, figuriamoci se sono maestro, potresti fare la trascrizione basso accordi dell'arrangiamento di Don't Know Why", che è uno dei brani che ho fatto per basso e voce. L'altro, sempre riferito a questo, è di Leonardo Bianchetti. Ho visto i tuoi ultimi video, duetti con le cantanti, intanto complimenti. Volevo chiederti, per quanto riguarda i brani con solo basso e voce, qual è il tuo procedimento per fare un arrangiamento così di un brano? Sarebbe veramente utile capire da dove parti e come si sviluppa appunto il processo di arrangiamento. Grazie, eccetera. Ho preso questi due perché sono riconducibili allo stesso brano che prendo in esempio oggi, che è Don't Know Why di Norah Jones, anzi, interpretato da Norah Jones. Un brano che si suona molto. Io ho suonato in milioni di contesti diversi. Quindi, qual è il mio procedimento? Innanzitutto, conoscere bene di cosa stiamo parlando, quindi il brano originale classico. Norah Jones, piano, contrabbasso, una batteria molto molto easy. Bellissimo brano dei primi anni 2000. Quindi l'ascolto, prima cosa. Seconda cosa, abbiamo detto che facciamo un arrangiamento per basso e voce. Si presta bene questo brano, è carino. Come ragiono? Se non conoscessi innanzitutto la parte armonica, ovviamente sarebbe impossibile, perché di solito in una band, diciamo a grandi linee, cioè la batteria e il basso che fanno la sezione ritmica, il basso che fa anche la sezione armonica con le note, eccetera, un piano o una chitarra che fa l'armonia e una parte melodica che di solito è il cantato. Mi devo ritrovare quindi in un arrangiamento per basso e voce a fare quantomeno le due fasi complete di armonia e di ritmica. Quindi conoscere ogni singolo strumento in questi casi è vitale. Quindi ascoltare, prima mi ascolto tutto quello che fa la batteria, l'andamento che ha, se è swing, se è shuffle, eccetera, eccetera. Che elementi ci sono, dove stanno gli accenti, eccetera. La parte armonica, non mi limito a guardarmi che note devo suonare, ma vado a esaminare gli accordi. Non solo vado a esaminare gli accordi, ma vado a esaminare gli accordi in relazione anche alla melodia, perché poi io dovrò fare un arrangiamento in cui la cantante o il cantante o chi poteva essere anche un fiato vanno a fare proprio la parte melodica di questo brano di Norah Jones. Quindi non solo limitarsi a rifare gli accordi, quindi avere una griglia di accordi, ma sentire come ci sta sopra la parte melodica, soprattutto quando, come nel mio caso, ho fatto l'arrangiamento, poi proposto alle cantanti che ci hanno registrato la voce sopra. Quindi non è stato un arrangiamento fatto come in altre occasioni, tu per tu, quindi provo gli accordi, se ci sta bene la melodia, bene, se no pace. No, ho dovuto dare già il progetto finito e loro ci hanno potuto registrare la voce. Quindi cosa si fa? I processi sono: vado a vedermi gli accordi, quindi nel PDF che scaricate c'è tutto, parte armonica, melodica, del basso, quindi scaricatelo. Vado a vedere il brano è si bemolle, siamo nel campo jazz, quindi si parla di armonie, ma qui sarebbe bene fare una bella analisi armonica. Quindi si bemolle major 7. Per chi ha un po' di incertezze e
o ruggine, vi invito a prendere il mio libro di cui vado più fiero in assoluto, il mio corso di armonia applicata. Trovate ai vari link. Quindi Si bemolle major 7 che diventa Si bemolle settima. Mi bemolle major 7, Re settima, Sol minore settima, Do settima, Fa settima, Fa settima sospeso. E po' di do di di po'. Questa parte di contrabbasso più o meno. E poi parte la strofa, quindi strofa uguale, Si bemolle major 7, Si bemolle settima, Mi bemolle major 7, Re settima, Sol minore settima, Do settima, Fa settima, Sus, Si bemolle maggiore. Poi c'è la parte B, diciamo, che va in Sol minore, Do settima, Fa settima, Si bemolle. Quindi chi ha un po' masticato tutti i miei vari corsi, lezioni, qui c'è molti 2-5-1, ci sono delle sostituzioni armoniche molto carine, come può essere, ad esempio, cioè, dominanti, secondarie, eccetera, eccetera. Quindi mi vado a vedere gli accordi, vado a sentire come possono suonare, come vi dicevo prima, con la melodia. Quindi cosa faccio? A grandi linee mi scrivo o mi tiro giù a orecchio la melodia. Quindi, ora il mio cantato fa schifo, quindi se la suono è meglio. Vedete, è passato qualche giorno già. Meno grandi linee, non è che vado a buttare giù proprio nota per nota. Vedete, già li do. Poi io ho fatto una versione molto ridotta, ci sarebbe anche una parte C, insomma, ora non ho tempo per fare tutto, vi faccio vedere quindi cosa ho tratto da tutti questi elementi e cosa è venuto fuori. È venuto fuori un arrangiamento, forse carino, forse no, chi lo sa, ma questo è, che fa così. Io l'ho suonato 2 volte, ma avevo lo spartito, quindi c'è chi mi ha detto, ma la base è la stessa, più che essere la stessa, mi ero già scritto la parte perché mi sono fatto questo arrangiamento da solo, quindi il discorso era quello. Qui parto appunto Si bemolle major 7, quando nell'intro posso fare il cavolo che voglio perché non c'è cantato, quindi qui si gioca anche un pochino sulle note, cioè nel senso ci si lascia andare un po' con l'immaginazione, con la creatività, quindi non faccio proprio accordi. Gli devo dare un po' di qualità a questo accompagnamento, a questo arrangiamento. Quindi vedete, Si bemolle maggior 7, ci ho messo poi l'ottava. Passaggio, poi becco il Mi bemolle major 7, ci metto il basso sempre per riempire, altrimenti viene una cosa molto chitarristica. Quindi Mi bemolle major 7 che cade sul Re settima, che avevo detto prima.
sentite le note dell'arpeggio di re settima. Re, do, fa diesis, fa, che fa, va, diventa la settima minore del sol minore settima che arriva subito dopo. Quindi il passaggio è questo. Qui c'è sol minore settima. Qui prendo tonica, settima minore. Poi c'è un do maggiore, quindi do maggiore. Settima minore, ci prendo la terza maggiore, mi maggiore, e risuono la tonica. In questo caso io uso la tecnica di col pollice suono le note basse, con gli altri due dita faccio l'accordo, i bicordi, eccetera. Poi dove siamo? Do settima. Qui ci va questo. Che va un po' a riprendere, diciamo, la parte di batteria, grosso modo. Cerco di riempire il più possibile, altrimenti manca un po' di ritmo. Quindi, quando ho la possibilità, non sto suonando note, ci infilo un colpo. Seconda di dove picchio, avrà un suono diverso. Quindi, in questo caso, lentamente. Qui entra la voce. Vedete, qui ci picchio fo ghost note. Accidenti a me quando faccio le cose difficili. E qui vado nella B. Armonici. Vado a inserire più o meno tutto quel poco che so. In un arrangiamento del genere, quel poco che so, ce lo butto tutto dentro. Quindi qui diventa. Qui riprendo un po' la voce. Vedete? Ghost e note stoppate, colpi. Qui abbiamo deciso di chiudere, se no veniva troppo lungo. E armonici un po' alla Giacomo, che chiude in Si bemolle maggiore. Riprendo sesto tasto e l'armonici li raddoppio. Quinto della corda di Re e settimo della corda di Sol. Sono esattamente le stesse note, quindi Re. Riprendo il Si bemolle basso e la terza maggiore con l'armonico. Questo è quanto. Se oggi purtroppo sono un po' di fretta, spero di aver risposto a tutti. Comunque il procedimento per tutti gli arrangiamenti che faccio è sempre questo. Cercare di avere sott'occhio, negli orecchi, tutte le parti di tutti gli strumenti. Quindi in questo caso diciamo che è abbastanza semplice, non l'arrangiamento, ma tirarsi giù le parti, perché il brano stesso originale è composto da delle parti ben precise, quindi voce, pianoforte, contrabbasso molto molto non semplice ma efficace, e una batteria. Quindi altri brani sono un po' più complessi. Ora stavo facendo ad esempio Master Blast di Stevie Wonder. Lì c'è tante cose a cui stare, un esempio, pure
Abbiamo fatto Imagine. Prendere la parte nostra del nostro strumento e associarla in questi casi che ce lo possiamo permettere, nessuno ci può dire niente, a accordi, abbellimenti, come dicevo prima, ghost, tutto quello un po' che studiamo e che finalmente in questi casi possiamo lasciarci un po' andare. Quindi, ragazzi, spero, non mi ricordo il nome, comunque di aver risposto a chi aveva queste domande interessanti. Infatti, spero che sia utile anche per altri, non solo a chi me l'ha chiesto. Vi ringrazio, grazie per tutto, grazie per seguirmi e per tutto quello che fate. Ci vediamo al prossimo video.